Iniziamo la puntata con una lezione di inglese, Madò pare che sta insegnando a doppiare i porno. Però Bitch Sensei non fa così schifo, anzi, essendo lezione di conversazione e non di regole grammaticali, si focalizza molto sulla pronuncia. Se confonderete ancora R e L, vi limonerò durissimo! Dai, di molestie subito, se! Porella, comunque, la prof è stanca, quanto fatichi, eh? Ma io sono una killer, vorrei uccidere, non fare sta roba. Uccidere chi? Lui! Da quando è lì? Boh, ma Bitch Sensei ci prova e fallisce come sempre, ripeto, coltelli inutili. Credo si sia incazzata. La prof è fuori a riflettere. Non è lei l'obiettivo, chi ci sta provando? Irina lo chiama maestro, what? Oh, che stai a fare? Oh, santo piripillo! Karasuma, salvala, cazzo, ti metti a chiacchierare! E il tizio la libera. Guarda che puoi fidarti di me. Rifiuto e vado avanti. La stavo solo mettendo alla prova. Il famoso killer Lovro, un assassino in pensione che adesso addestra nuovi assassini, tra cui appunto Irina. E ovviamente sta cercando Koro Sensei, che è andato a Shanghai a cercare cibo. E quando ti sbagli? Capisco. Irina, sei licenziata. Sei brava sotto copertura, ma ormai sei uscita allo scoperto, quindi sei inutile. Non vorrei dirlo, ma un po' concordo. E il vecchietto in pensione ci fa vedere subito che può stendere Irina in 3 secondi netti e pigliarsi un caffè nel frattempo. Sei inadeguata, dicevo. Dovrei prendere io il tuo posto. Sì e no. Koro Sensei è tornato! È vero che come assassina fa cagare. Stronzo! Ma lei è la più qualificata per addestrare la classe. Vi propongo una sfida, così, de botto. Chi ucciderà Karasuma Sensei potrà restare. Cazzo c'entro io? Ma mica posso dirgli di uccidere me, palesemente fallirebbe. Ma gli dà le armi antiprofessori, quindi sarà un finto assassino. E quando tutti se ne vanno, Irina si ingrippa. Perché mi hai difesa, stronzo? Ma perché ti incazzi che ti ha salvato la vita? Ti piego da fem... No, 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 scherzo. Karasuma parla con gli studenti. Voi ignorate i conflitti tra gli adulti, comportatevi come sempre. Karasuma-sensei, che discorso sentito e profondo, bravissimo! Hai sete dopo aver parlato tanto? Prego, bevi, non ci ho messo niente dentro, giuro! Sguardo che conquista. Ci hai messo rilassante per pugnalarmi, eh? Irina, cazzo, almeno sforzati! Va bene, la lascio qui allora. Ah! Che dolore! Karasuma, portami in infermeria! Ma va a comprarti una dignità con 5 yen e portami il resto. Prof, anche noi non ci saremmo cascati, non per dire. Non posso sedurre chi mi conosce, porco crono! Irina, ti prego, dimostrami che sbaglio a prenderti per il culo, fai qualcosa! Karasuma è demoralizzato, ma perché sa di essere un mito, quindi si aspetta un fallimento da parte di entrambi. Polpo, che fai se falliscono? Facciamo così. Starò fermo davanti a te per un intero secondo. Azz. Vediamo come se la cava Lovro e attacco frontalissimo. Ma che cazzo vuoi fare contro Karasuma? Il problema è come si sente Irina, che vedendo il fallimento del maestro è convinta di non potercela fare. E anche Koro Sensei va nel panico. Irina, ti prego, non perdere! Nel giro di un secondo posso pugnalarti ben 5 volte, polpo. E anche Lovro inizia a capire che sto lavoro non è proprio facile. Con la mano messa così poi non ce la farò mai. No, non si arrenda, dai, non dica così, facciamo il tifo per lei. Con la mia esperienza so benissimo quando posso farcela e quando no. E lo stesso vale per la mia allieva. Ah sì? Benissimo, prendo nota che si è arreso. Ma Irina, no. Zitto e guardi. Ma andate a cagare. E Irina a sto giro non è incazzata. Pensi davvero che io potrei uccidere Karasuma? Sì, lei è piena di determinazione. L'ho notato ieri. Era molto determinata a comprare biancheria bellissima! Polpo maniaco! E guardiamo qualche secondo gli studenti, che osservano a loro volta Karasuma mentre mangia sotto un albero. Irina si sta avvicinando. Azz, frontalmente. Lovro la prende per il culo e Irina... Ok, usa le mosse standard. La prostituta, come lo dico? Alleggerisce il suo abbigliamento perché è caldo. Dai, Karasuma, fatti pugnalare e ti ricompenserò. Karasuma consente, what? Mi sono proprio rotto il cazzo, fai quello che ti pare e finiamola. Certo, dopo che si è spogliata lo dici, ma va a cagare. E intanto Koro Sensei la valorizza. Tutto
tu non hai idea di quanto lei odi stare qui, ma ci sta uguale per portare a compimento la sua missione. Pensi davvero che con questa forza d'animo si arrenderà facilmente? E infatti Rina non voleva dargli la pugnalata a Karasuma, era una trappola e riesce a piazzarsi sopra il suo bersaglio. Peccato che lui sia più forte di lei. Dai cazzo Karasuma, fatti pugnalare. E che palle, va bene, visto che non ti arrendi. Colpito! Tanto Koro-sensei non si sarebbe fatto colpire. E scontro! Come killer fai comunque cagare. Ma va bene che tu sia qui, ammazza quel polpo. E torniamo in aula. Koro-sensei, che fai? Dopo vado alle Hawaii per vedere un film dove esce in anteprima. Un film di supereroi. Oh, adoro, portaci con te, ti prego. Anche io. Penso che Rizzo abbia tipo hackerato i cellulari di tutti. Cazzo, nascondi porco. Cioè, i film scaricati in streaming. Comunque, va bene, vi porto con me. Troverete la mia velocità. E si parte. Il team rocker che riporta la velocità della luce. Koro-sensei, tra l'altro, protegge gli studenti mentre sono in volo e... Usa la testa! E intanto fa pure lezione! Arrivo! Wow, gratis alle Hawaii, bellissimo. Ma il film sarà senza sottotitoli, non capiremo una mazza. Ma in inglese non ve la cavate male, dai. E mettetevi anche i tentacoli nelle orecchie e faranno da traduttore. Pare il pesce di Babele di Guida Galattica per autostoppisti. E inizia il film! E finisce subito! Bello, ma che americanata! Cioè, il cattivo fratello del protagonista. Due fratelli separati alla nascita, che crudeltà! Koro-sensei apprezza i cliché. A domani, prof! A domani, regà! Ah, voglio una recensione del film in inglese! Siete venuti a gratis alle Hawaii, al minimo! Karma e Nagisa tornano a casa. Che esperienza figa! Anche Koro-sensei se ne va. E qualcuno lo guarda. Porco due, eccolo! E lo chiama fratello! Ma what? E da domani sarà il tuo professore. Vado, che suspense! Sta piovendo e Koro-sensei... fatto qualcosa ai capelli? Non ho i capelli. Eppure noto qualche differenza. Sarà la testa! Che cazzo hai fatto? Koro-sensei assorbe l'umidità, ma si strizza e tutto ok. Regà, insomma, sta per arrivare un nuovo studente. Non abbasserò la guardia come ho fatto con Rizzo. Tu, a proposito, ne sai niente? No. Se non che dovevamo arrivare insieme, così da unire il mio attacco a distanza col suo ravvicinato. Ma poi le cose non sono andate così. Ah, e io sono di livello molto inferiore a lui. What? E la porta si apre. Un tizio losco. Sembra grande per essere uno studente, ma se bitch sensei ha 20 anni. Sta per fare la sua mossa... Magia! Regà, tranquilli, sono il tutore del nuovo studente. Chiamatemi Shiro, che vuol dire bianco. Ecco, già che parliamo di significati, mi autocorreggo una cosa che mi è stata fatta notare in un commento. Non è Koro di Koro-sensei che vuol dire inuccidibile, ma Koro deriva da Koro Senai, negativo di Korosu, che vuol dire uccidere. E da qui inuccidibile. Grazie Lucia, spero di averlo detto bene, perché sbagliare due volte sarebbe imbarazzante. Ah, dicevamo, che simpatico. Ovviamente non c'era cascato nessuno. Koro-sensei si era cagato. Piacere, Shiro, il nuovo studente. È uno particolare. Vieni, Itona! L'entrata in scena ha sfondato il muro fra sto posto già cade a pezzi, ti ci metti pure tu. Ho vinto! What? Sono più forte dei muri! Karma, faccia amicizia, ti prego, vi voglio in squadra. E Koro-sensei... espressione mai vista. Eccolo Karma che commenta, notando subito un dettaglio. Itona, ma perché non sei bagnato se piove nell'ombrello? Tu sembri forte, vero? Ma sei più debole di me, quindi non ti ucciderò. Non toccarmi Karma, ti ammazzo io. Voglio sfidare solo chi potrebbe essere più forte, quindi punterò solo su Koro-sensei. Se, come no? Ma io in realtà sono già al tuo livello. Jack, piantiamola con le stronzate e andiamo direttamente al sodo. Dopotutto, siamo fratelli. Allora, due commenti da fare. Primo, fra l'hai detto la puntata prima, cioè la suspense ormai è andata. Secondo, cazzo è il film che ha appena visto Koro-sensei che prende vita. Siete cosa? Ci sfideremo dopo le lezioni. E se ne va, appena entrato se ne va, va bene. Koro-sensei, ci devi qualche spiegazione. Regà, non so un cazzo, anche io volevo un fratellino ma non l'ho mai avuto, giuro. Quindi ci si chiede se sono davvero fratelli.
Ito non mangia assai quanto Goro Sensei, il quale è depresso. Quindi, per consolarsi, legge una rivista porno e anche Ito ne ha una. Ok, potrebbero essere effettivamente fratelli. E Goro Sensei davvero non ne sapeva nulla. Insomma, in aula la confusione è in agguato. Però, raga, dovremmo notare un piccolo dettaglio. Ito è umano! Arriviamo al dopo lezione. Spogliarello di Itona, ok fatto. E i banchi formano un ring. Si combatte in aula quindi. Chi metterà piede fuori da questo ring avrà perso e dovrà morire. Anche Goro Sensei però, da grande insegnante, mette una regola. Ferire gli spettatori equivale a sconfitta. Perfetto. E iniziamo. Braccio staccato instant. Che cazzo è successo? L'attenzione però non è sul braccio staccato, ma su Itona. Perché? Ha dei tentacoli! Ok, potrebbero essere fratelli. Ma ci capiamo meno di prima adesso! Ed ecco perché non si era bagnato con la pioggia. Gocce deviate con i tentacoli. Goro Sensei si incazza. Dove hai avuto quei tentacoli, regà? Porco due, se sapete la sua storia capite perché reagisce così, mo piango. Va bene, riguardare le cose quando sai tutto ha proprio un altro effetto. Dicevamo, paura! Non glielo diciamo, Goro Sensei. Io e te dobbiamo parlare, Itona! Stai per morire, quindi mi sa proprio di no, commenta Shiro, il quale sa un po' troppo su Goro Sensei. Continua la lotta e il prof ha usato la sua mossa speciale, la muta. Ma Shiro ci dice qualcosa che non sapevamo ancora. Dopo la rigenerazione dell'arto e dopo la muta, l'energia di Goro Sensei diminuisce. Quindi sei un po' nella merda. E, come gli esseri umani del resto, sei influenzato dal tuo stato psicologico, che ora non è proprio al massimo. Ma quindi Ito non è in vantaggio. Però vorrei dire che Shiro si sta pure intromettendo con una luce che danneggia Goro Sensei, e questo è barare. Altro attacco e pure le gambe mozzate, ma porco... Fratello, mi sa che sono io il più forte. E Nagisa nell'angolino quasi piange. Abbiamo scoperto nuovi punti deboli di Goro Sensei e forse la Terra sta per essere salvata. Ma... volevamo ucciderlo noi! E Goro Sensei sorride, si rigenera le gambe ed è di nuovo pronto. Beh, che dire, bravi, mi avete sorpreso. Ma avete dimenticato una cosuccia? Io non credo. Itona attacca e... cazzo, c'è riuscito davvero? Ma ovviamente no! I tentacoli di Itona hanno fatto una brutta fine. Com'è possibile? Perché Goro Sensei aveva preso i coltelli antiprofessore! Tentacoli uguali, punti deboli uguali, Itona! E lo butta fuori! Ti ho avvolto nella mia pelle, quella della muta, quindi non ti sei fatto nulla. Ma sei fuori dal ring. Mi sa che hai perso. Oh, grande Goro Sensei! Dovrei ucciderti, ma ti do un'alternativa. Vieni a studiare con gli altri, diventa un mio allievo. Itona si sta ingrippando, odia ricevere prediche e odia perdere. Insomma, rosica un pochettino e vuole riattaccare. Fra, hai perso, che cazzo fai? E infatti Shiro si intromette a terra. Bravo, non te lo voglio proprio dire, però bravo. Beh, Goro Sensei, che dire? Mi sa che ancora non è pronto per la scuola. Me ne vado. Fermo! Avrei qualche domanda e voglio prendermi cura di Itona. Goro Sensei, lotto. Vestiti con fibra antiprofessore. Sta buono, Polpo. Tanto lo farò tornare, tranquillo. Anche perché la tua classe è interessante. Torniamo alle lezioni normali. Che imbarazzo, regà! Ho fatto una faccia cattiva, ma io sono un personaggio comico. Le mie caratterizzazioni stanno andando a farsi fottere. Prof, comunque. Ci sarebbe qualche domanda a cui urge risposta. Insomma, abbiamo diritto a qualche informazione. Siamo alla puntata 11, che diamine. Va bene, è ora di sviluppare un po' la trama. Io sono stato creato in laboratorio! Ok, fin qui ci eravamo arrivati. Altro? Ma non vi basta come colpo di scena? Assolutamente no! Perché ti sei arrabbiato vedendo quei tentacoli? Perché sei qui? No, ancora troppo presto, manca una stagione e mezzo. Che palle, ma ok... E io e Luni vanno da Karasuma. Prof, insegnaci a essere killer migliori. Uccideremo noi Goro Sensei, nessun altro. E troveremo le risposte che cerchiamo. Che sezione, che belli, mi piglia bene. Nuovo giorno, nuovo karma psicopatico. Che famo? Andiamo a pesca? Di delinquenti? Usiamo una ghisa come esca? Karma sta buono! E mentre chiacchierano passano accanto al campo di baseball, gioco in cui Sugino era bravino una pippa.
Ciao Sugino! Ciao rega! Beato te che sei nella E, non fai un cazzo, ne dobbiamo studiare oltre che giocare. Dai, non sfotterlo sto piccino, solo in pochi possono avere successo nella vita. E Karma si intromette. Bravo Karma! Scusa tu, chi cazzo sei? È il capo del club di baseball, Shindo. E visto che sono presuntuoso, ti faremo vedere quanto sei una pippa al torneo di baseball. Koro Sensei si informa sul torneo. Che figo! Ma perché voi non siete in lista? Dicono che perché altrimenti saremo dispari, ma non ci crede nessuno. Ho mai accennato al fatto che nell'E sono trattati di merda? Ma partecipano all'esibizione di fine torneo, ovvero fanno il culo ai ragazzi a baseball e alle ragazze a basket. Ma per ricordare a tutti che fanno cagare, non per altro. Beh, però giochiamo. Possiamo provare a vincere. Che ne dici, Sugino? Che non abbiamo mezza possibilità. Il capo, Shindo, è forte e lo è anche il resto della squadra. Però, Koro Sensei, io voglio vincere. Non voglio giocare. Voglio vincere. Se non vedo l'ora! Quanto sei bello, Koro Sensei. Ho sempre voluto fare l'allenatore. E mi piace questa convinzione, quindi vi allenerò. Subitissimo la partita, ok. Incontro ed esibizione, quindi non tra le sezioni, ma tra il club e la E. I migliori quindi contro la E, perfetto. Agora Sensei, dove sta? Si mimetizza, ma è fantastico, ci darà segnali col colore della faccia. Qualcuno traduce quei segnali di fumo fatti male? Giocate come se voleste uccidere. Sì! E strike uno subito, la palla manco si è vista, 140 km orari, come un professionista. E Koro Sensei cambia colore. Il battitore è deciso. Lancio di Shindo e... colpita! Grande! Kimura è bravo a correre, ha colto tutti di sorpresa e ha raggiunto la base. Tocca a Nagisa e anche lui ce la fa, grande, intuiscono la traiettoria delle palle. Come? Grazie agli allenamenti di Koro Sensei! Le cui palle arrivavano a 300 km orari, quindi a confronto 140, non è un cazzo. E intanto, i cloni formavano una difesa assurda, quindi lei si allenava anche a schivare la difesa, appunto. E intanto ancora, quando Koro Sensei era in questa posizione qui, che non so come si chiama, distraeva i battitori, che in campo quindi sono allenati anche alla pressione psicologica, credo, insomma, una roba così. Ragazzi, di baseball non so un cazzo, perdonatemi, la spiegherò male sta puntata. Poi aggiungiamo anche ricerche varie sugli avversari, insomma, dagli sezione E! Basi occupate senza nessuno eliminato! E Sugino entra come lanciatore! Altri segnali di Koro Sensei e ci siamo! Il big incontro... Sugino ha le vibes di un assassino ad oro e... colpita, tutti sconvolti, la E è in testa, grande cazzo! E arriva Asano, ma va a cagare! Perché quando mi piglia bene succede qualcosa che me la fa pigliare a male? Coach, si riposi un po'. Entro io. Un pochino. Minchia, lo hai ucciso. Comunque, nel frattempo le femmine hanno perso basket, ma sti cazzi, focus sul baseball. E con Asano in partita è tempo di barare. Tecnicamente non va contro le regole. Schiera tutta la difesa in campo e i giocatori non dovrebbero stare così attaccati al battitore. Ma sta all'arbitro decidere quanto questo vada contro le regole. E ovviamente l'arbitro non dice un cazzo. E con un big discorso motivazionale in cui Asano ha praticamente detto... quelli sono nemici da eliminare, andate i miei piccoli schiavi, il club di baseball si è caricato. E 3 eliminati per la E. Cazzo, anche Koro Sensei non sa che fare, ma porco! Cioè, Karasuma quasi ammira Asano come educatore. Karasuma, non dire minchiate per piacere! Sugino deve lanciare strike 1! Ok, grande. Piano piano. Koro Sensei appare sotto Karma. Mi inquieti. Sei il prossimo battitore, perché non usi un po' il tuo talento da rompicazzo? Va bene. Direttore, la difesa è disposta così, non le sembra un po' scorretta? Voi studenti non dite nulla? Ah, ok, siete troppo stupidi per arrivarci. Ti uccidiamo! Coach, mi sa che non è servito a nulla questo intervento. No, va bene così. Il club di baseball sta recuperando e... madò, siete assatanati, madò, io mi inquieto tantissimo. Rimane l'ultimo attacco del club di baseball, che va benissimo, che cazzo. E Shindo torna in campo, ma mutazione genetica o cosa? Che cazzo hai? Serve un esorcismo. La E è riunita. Regà, siamo nella merda. Ma Koro Sensei ha finalmente un piano. Karma, vai e colpisci. Va bene. Regà, nuovi ordini. E... wow,
Si sono piazzati a tipo 3 centimetri dal battitore. Ma se prima l'arbitro non ha detto niente? Ma non è che può dire qualcosa. Grande! Direttore? Nulla da dire? Asano continua a sorridere. Fate pure. Bene, allora facciamo pure un altro passettino. Ma verranno colpiti dalla mazza. E karma se sbatte il cazzo. Colpisci. Forte. Shindo è influenzato da Asano. Cazzo karma che faccia e... Schivata! Ma schivata quasi senza muoversi, Sei lento, tesoro mio. La prossima volta comportati come se volessi ucciderci. Io adoro le metafore sull'omicidio di questo anime. Shindo è deconcentratissimo, sta a morire in pratica. E la sezione E conquista gli strike, le basi. Ma che cazzo ne so, non conosco niente di questo sport. Però hanno vinto, sì. Koro-sensei è meglio di Asano, ovviamente. 1-1 tra questa partita e gli esami. Shindo, sei più forte di me, non lo nego. Non ti vanti. Guarda i miei compagni, mi aiutano sempre. Siamo stati bravi, vero? Non volevo vantarmi di me stesso, ma di loro. Che cucciolo che sei! E gli tende la mano. Un finale con la presa bene, mi piace.